Un ternano di 37 anni e un albanese di 33 sono stati arrestati dalla sezione antidroga della squadra mobile di Terni, che nel corso dell'operazione ha sequestrato circa 220 grammi di cocaina. I due sono stati notati dagli agenti in auto in zona Maratta a cedere una dose a un uomo. È iniziato quindi il pedinamento della vettura diretta verso Cesi. Durante il tragitto, gli agenti hanno visto la coppia fermarsi per due volte in zone isolate per nascondere qualcosa nella boscaglia. Il materiale, subito recuperato dai poliziotti, è risultato essere un bilancino di precisione e 220 grammi di cocaina. I due sono stati quindi fermati e controllati. Indosso all'italiano, che era alla guida dell'auto, è stata trovata un'altra dose di cocaina, mentre nelle successive perquisizioni domiciliari sono stati recuperati complessivamente 6.000 euro in contanti. Nella direttissima, dopo la convalida dell'arresto, sono stati disposti il carcere per il 33enne e gli arresti domiciliari per l'italiano.